Un saluto a tutti amici di Hightech Italia, siamo qui con l'HP Envy 13, il computer portatile più sottile mai creato da HP fino a questo momento. Guardate qui, veramente molto sottile, corpo completamente in alluminio, batteria molto performante, insomma un computer interessante. Andiamolo a scoprire insieme. Qui l'HP Envy 13, veramente molto sottile, 12,2 mm per 1,27 kg, veramente molto leggero, si tiene in mano veramente con una facilità disarmante, con corpo completamente in alluminio, sia sul davanti che sul retro, che anche la tastiera, sì, è in plastica, ma comunque dà un'idea di alluminio. Tastiera interessante perché è retroilluminata, trackpad veramente molto importante, è bello grosso. Questo vi starete chiedendo cos'è? È un sensore di impronte digitali, dopo lo andremo a vedere meglio. Comunque, corpo in alluminio, appunto, molto, molto bello da tenere in mano. Forse l'unica pecca che io ho trovato a questo corpo è la poca apertura del display. Vedete, non, rispetto agli altri, magari si apre leggermente meno, ma è veramente l'unica pecca che si riesce a trovare a questo design, veramente molto carino. La batteria, da 8-9 ore in utilizzo medio intenso, 12 ore anche con utilizzo medio basso, quindi veramente molto performante e molto bello poter utilizzare questo portatile che, grazie alla sua sottilità, grazie al suo design interno, grazie anche a questi gommini che sono riposti sul retro, che vanno a sollevare il display quando lo apriamo. Quando noi andiamo ad appoggiare il display, questi due gomini sollevano leggermente la tastiera, portandoci il computer in questa posizione in modo tale che ci venga più facile scrivere, digitare che leggere il display. Quindi anche questa è una chicca molto interessante. Il prezzo per questo portatile si parte dai 999 euro, un prezzo che potrebbe starci perché comunque il processore è buono, è un i5. Con una scheda grafica Intel 520 a 2,3 GHz o a 2, da 2,3 GHz a 2,8 GHz, schermo in Full HD o Quad HD su richiesta, e display che si vede molto bene. Andiamo a vedere anche l'avvio, proviamo ad avviarlo live, vediamo quanto tempo ci mette. Già comparsa la schermata di HP. E ecco Windows, ci ha messo veramente quanto? 4-5 secondi, quindi avvio veramente molto molto rapido. Ha 4 giga di RAM che insieme all'Intel i5 permettono un utilizzo abbastanza intenso, sia per quanto riguarda i gaming, sia per quanto riguarda per esempio programmi di grafica, programmi di montaggio video, insomma comunque è un portatile abbastanza completo. Forse c'è anche il modello da 8 giga di RAM, questo diciamo che è il modello intermedio. E con 512 giga di SSD che comunque fanno, vedete, accendere il computer sia in modo molto veloce che anche i programmi si accendono, si aprono in maniera molto molto veloce ed istantanea. È un portatile molto intuitivo, monta Windows 10 Home 64 che si comporta molto molto bene su questo portatile. È dotato sul lato sinistro di una porta SD, di una USB e dell'entrata per le cuffie. Nella parte destra abbiamo il LED di accensione, le altre due entrate USB, un'entrata HDMI che farcela stare in un design così sottile è stata veramente un'impresa per HP e l'alimentazione. Nella parte frontale abbiamo visto la tastiera retroilluminata, il trackpad e il riconoscitore di impronte digitali che funziona abbastanza bene. Le temperature che registra questo portatile non sono mai veramente tanto alte, si sono raggiunti i 75 gradi massimo proprio sotto stress gaming e web insieme, insomma veramente stress estenuante per questo PC. Le ventole che si trovano qui sul retro si azionano solo in quel momento al massimo regime, per il resto non creano tanto rumore durante l'utilizzo quotidiano, così come non si scalda tanto questo portatile. Quindi è veramente molto bello utilizzarlo perché non si deve ricorrere a piani su cui appoggiarlo, si può tranquillamente tenere sulle ginocchia, insomma non ci si scotta, ecco, anche perché il corpo in alluminio, secondo me, dà quell'effetto freddo che la plastica invece non dà, che magari può sembrare che la plastica si scaldi di più, insomma questa è una mia considerazione. Io ho un portatile di plastica e quando si inizia a scaldare veramente sembra che stia per scoppiare. Il corpo in alluminio invece reagisce un po'
leggermente meglio. Parliamo anche di display, abbiamo questo 13,3 pollici Full HD con risoluzione 1920x1080p, neri profondissimi nonostante sia un IPS. Vi lascio ad un video così possiate capire di cosa stiamo parlando. Veramente, veramente un display bellissimo, ma dicevamo anche delle impronte digitali. Questo è un sensore che non capivo bene come funzionava. Veramente è facilissimo, basta scorrere da destra verso sinistra, comunque facendo questo movimento perché la luce arancione si accenda. E a cosa serve? Semplicemente quando, per esempio, sui siti dobbiamo inserire delle password per accedere, grazie a questo sensore non servirà più, basterà passare le impronte digitali per poter accedere per fare il login. Quindi passerei alle considerazioni finali per me. Un portatile che costa 999 € con un design così bello, così sottile e che comunque si comporta molto bene sotto tutti gli aspetti. Forse io comprerei la versione con 8 GB di RAM per avere un computer più completo, ma comunque è un ottimo portatile. Io da 1 a 10 darei un voto di 8 perché veramente mi è piaciuto molto questo portatile. Anche l'audio Bang & Olufsen che non vi ho detto. E stereo perché abbiamo una cassa di qui e una cassa di qua, si sente veramente molto molto bene. Bang & Olufsen comunque è un marchio di qualità che sta trovando molto spazio nei portatili, soprattutto con HP. L'avete sentito, quindi si sente veramente molto bene. Non so se riesce la telecamera a percepire il suono come lo sento io, stereo, ma comunque fidatevi, si sente veramente molto bene. Quindi, dicevamo, computer dalle prestazioni importanti, ventola che non fa mai tanto rumore, computer che non scalda, trackpad, bisogna prenderci un po' la mano, ma comunque è buono, impronte digitali interessanti, un computer veramente, veramente bello. Per questo HP Envy 13 è veramente tutto, noi ci vediamo al prossimo video, un saluto a tutti da High Tech Italia!